È scandaloso che al centro di Roma ancora le palazzine siano ricoperte da amianto. Ecco, vedete qui un caso bello evidente, siamo nella zona di Via dei Campani. Qui vediamo questo edificio abbandonato, l'amianto è anche usurato, quindi è ancora più pericoloso perché libera quelle famose polveri che poi vengono inalate e generano malattie come i tumori. Il problema però è diffusissimo, come dicevo, su tutta la capitale. Se si pensa che per 50 anni, anche più di 50 anni, l'amianto è stato, diciamo così, impiegato negli usi più impensati, dalla copertura delle tubature fino a quella dei tetti, fino alle intercapedini, perché veniva riconosciuto come un materiale proprio da utilizzare a larga scala. Questo, alla luce degli studi, che poi delle morti che sono accadute in relazione a questo materiale, naturalmente non ha generato invece quell'attenzione che invece dovrebbero avere tutti quanti i nostri amministratori, perché Roma è sommersa d'amianto, è vicino alle scuole, è vicino agli asili, è vicino a centri abitati, è vicino anche alle amministrazioni pubbliche, eppure si fa difficoltà ad arrivare a un censimento completo delle zone, soprattutto pensiamo alle scuole che sono ricoperte da amianto, e non c'è un piano, diciamo così, organico ed efficace a tutti i livelli che possa garantire la salute dei cittadini. La nostra proposta parte proprio da questo, cerca di seguire praticamente e di svelocizzare anche l'iter burocratico, perché vi assicuro non è facilissimo, è abbastanza complesso, e cerchiamo invece anche alla fine di garantire anche uno smaltimento dell'amianto consono, perché poi alla fine anche il problema dello smaltimento, essendo un materiale pericoloso, non è facile da superare. Ci stiamo lavorando, stiamo coinvolgendo cittadini e associazioni che si interessano di questo, e speriamo su questo, almeno questo, di avere il consenso anche delle altre parti politiche.